Un buongiorno e una buona domenica mattina a tutti gli appassionati di calcio dilettantistico. Dal campo Giovanni Castello scendono in campo Polisportiva Giovanni Castello e Wospak Italy per il 17° appuntamento del campionato di prima categoria Girone D. Sta per fischiare il direttore di gara, gli ok ai due portieri. Arriva adesso il fischio, si parte. Primo pallone gestito dalla Wospak, che schiera in porta Camerota, la numero 1, difesa d'amore con la 2. Dovrebbe girare qui largo a destra dalla nostra postazione. Sì. E Carpi, rispettivamente, numero 10 e numero, e Campi numero 10 e numero 11. 11 scelto invece da Mister Morlupo. Qui intanto subito l'occasione per la Polisportiva Giovanni Castello, che passa dopo neanche un minuto di partita 1-0. La firma è quella di Walter Staffa. E allora si sblocca subito il match. Campi in profondità, eccolo servito. Prova ad arrivare sulla sfera. Passa in qualche modo a tu per tu con il destro. E arriva dal pareggio con il quarto gol, anzi il terzo gol in campionato per Campi. E allora, dopo 12 minuti, ritorna in equilibrio la sfida. Lancio da parte di Greco e Campi sfugge la marcatura. Tu per tu con Paolo Bucci, mette dentro 1-1. Marinucci, indicazioni da parte di Domenici, erano quelle di giocare subito per D'Amore. Perso qualche secondo Marinucci. Bello il destro sul secondo palo, pallone che rimane lì per Ferranti. Salvataggio sulla linea, se ho visto bene. Tante maglie davanti alla porta di Bucci. Siamo 3-0, andiamo, vai, 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 vai. Sei maglie blu in aria, sempre Galmazzi col sinistro, pallone verso il primo palo, Camerota ci mette i guantoni, bello intervento stavolta del portiere della Wospak Italy, anche se ci ha rimesso dal fondo, quindi forse c'è stato un tocco poi di un giocatore della Polisportiva Giovanni Castello, o addirittura forse colpito il palo. In avanti Greco, centrale per Marinucci, molto bene, si distende la Wospak, palla sinistra per Ferranti, può controllare e puntare Denisco. Qualche tempo di troppo perso, poi Ferranti dentro per Campi, vuole girarsi Campi con il destro, Campi, la risposta di Bucci, poi il tocco di D'Amore, occasionissima per la Wospak Italy al minuto numero 41. Primo tempo, forse magari un minutino da recuperare potrebbe esserci, visto sono rimasti due volte a terra i giocatori della Wospak. Di testa d'amore Marinucci, bene di prima per Campi, arriva sul pallone, controlla, cerca Marinucci, ancora si distende ancora una volta la Wospak Italy, va Marinucci dentro per Greco, posizione regolare, Greco col destro, Bucci ancora risponde Camerota. Quando lancia il pallone così la Polisportiva Giovanni Castello diventa pericolosa, perché mette in difficoltà le due centrali. È calcio d'angolo. Allora Galmazzi pronto a battere. Sempre il suo sinistro. Traiettoria verso il secondo palo, troppo lunga. L'arbitro dà un'occhiata al cronometro, fischia la fine del primo tempo, dunque si va al riposo sul punteggio di 1-1. Eccolo il fischio da parte dell'arbitro. Si comincia, non ci dovrebbero essere cambi nella Wospak. Credo che sì, un cambio c'è invece per la Polisportiva Giovanni Castello. Qui intanto Campi va sul pallone, uscito da parte di Bucci. Dovrebbe essere entrato, se ho visto bene, Andrea Cozza per la Polisportiva Giovanni Castello, con Amato che è scalato centrale a destra a fianco di Caracciolo, dunque ha tolto Mister Morlupo Cuccitto, che era stato ammonito. Qui intanto posizione regolare secondo il direttore di gara, Cioè controllo e destro Camerota, scende bene a terra, gran parata.
Sinistro di Galmazzi, palla altissima. Sfuma l'occasione per la Polisportiva Giovanni Castello e allora riprende a giocare la Wolfpack Italy, destro per D'Amore, anticipo su Lutero, si gioca per il direttore di gara, staffa, limite dell'area, Leandri, conclusione con il destro, bloccata da Camerota. Reggiani di testa. Ah, Ferranti a lottare in mezzo a due, controlla bene il pallone, Greco apre per Campi, un buon pallone, può controllare, puntare Amato, passa col tunnel, poi non riesce ad arrivare sul pallone per l'intervento difensivo da parte di Pompei, che riesce anche a rinviare ma trova solo Manzini. Campi in mezzo per Messina, gira di testa, facile per Bucci. All'esterno, buono il pallone a destra per la discesa da parte di Vecchi, deve chiudere Arenella, cross sul secondo palo, controllo con il petto, arriva in chiusura Lutero, poi staffa col mancino, Camerota, cioè sul rimpallo, sulla seconda palla arriva il gol dell'avvantaggio della Polisportiva Giovanni Castello, 2-1, respinta corta da parte di Camerota, e allora 2-1 all'88esimo praticamente. Castello 94 e 12. Arenella deve buttare sul pallone per l'ultima preghiera. Bravo! Buono il pallone, arriva dalle parti di Merli, controllo a seguire dentro il pallone, arriva con il destro Spada, il salvataggio, poi Campi con il destro, palla alta, occasionissima per la Wolfpack. Ti posso avere? È finita, no, per capire, non sappiamo quant'è. Dice, è finita, Amato vuole battere Galmazzi il più lontano possibile e arriva adesso il triplice fischio del direttore di gara De Cesare, finisce 2-1 per la Polisportiva Giovanni Castello, che dunque sale a quota 17 punti, prova a allontanarsi dalla zona playout. Allora, occasione mancata per la Wolfpack Italy.